Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quante volte ci avete chiesto una versione sfumata di un filato che adorate? Perché? Davvero molto semplice, perché si tratta di un filato 100% acrilico che però è davvero di ottima qualità, che si presta bene a tantissime diverse tipologie di creazioni. Ebbene, Tessiland è riuscita ad accontentarvi e quest'oggi vi presentiamo diverse varianti di colore dall'effetto sfumato del bravissimo. Signore e signori, il bravissimo Batik. Analizziamolo nel dettaglio. E allora analizziamo nel dettaglio tutte le meravigliose sfumature di questo bravissimo batik, non prima però di aver parlato delle caratteristiche principali, ovviamente dei consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Parliamo di un gomitolone, perché è così che va chiamato, da 500 grammi per una lunghezza di 1500 metri, composto per il 100% da acrilico, per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 3-3,5 oppure dei ferri 3,5-4. Come possiamo ben vedere qui c'è l'Easy Start, questo bollino che è davvero fondamentale perché vi aiuta a capire quello che è il filo iniziale, quindi la parte iniziale dal quale poi poter tirare appunto il filo per avere una lavorazione davvero molto semplice, maneggevole e soprattutto insomma che vi consentirà di avere una maggiore fluidità proprio durante la lavorazione. Consigliamo, una volta realizzata la vostra creazione, di lavare il vostro capo ad una temperatura che non superi i 30 gradi, di non utilizzare l'asciugatrice ma di riporlo in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 110 gradi, non è possibile ovviamente candeggiarlo, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Adesso però vediamo queste sfumature, che sono una più bella dell'altra, e ovviamente grazie all'aiuto dei telini scopriamone anche il loro splendore. Ecco qui il nostro famosissimo telino. Allora, analizziamo nel dettaglio il primo colore, vale a dire il bravissimo batik verde, nel quale notiamo ovviamente tutte le varie tonalità di verde, quindi dal verde foresta al verde prato ad un, vedete qui, quasi un azzurro davvero molto delicato fino ad un verde acqua, insomma davvero ci si può divertire con tutte queste tonalità. Parliamo invece adesso del bravissimo batik blu, dove notiamo varie sfumature di blu che vanno dal blu notte al bluette, al blu più intenso, fino ad arrivare ad un candido turchese. E continuiamo invece con il bravissimo batik beige, dove ci sono ovviamente varie sfumature di beige, nel quale ritroviamo però anche un bel senape, un marrone, un tortora e questo color coccio. Qui invece vediamo il bravissimo batik nero, dove ci sono tante diverse sfumature di grigio, da quello più chiaro, quindi un grigio perla, fino a un grigio più scuro, antracite, fino ad arrivare insomma a queste venature proprio di nero. E vediamo invece adesso il bravissimo batik rosso, dove ci sono tante diverse tonalità, da quelle più chiare, quindi un candido cipria che perfettamente si mixa ad un bel bianco, ma anche bordeaux e corallo. Vediamo adesso invece il bravissimo batik celeste, nel quale troviamo un bel celeste che si sfuma perfettamente con un bianco, ma anche un azzurro e un bel carta da zucchero. E andiamo avanti con il bravissimo batik cipria. Qui c'è davvero una vera e propria esplosione di colore, perfetta per chi adora le tonalità del rosa, del fucsia, mixate però anche a questo rosa antico, a questo rosa pallido, che davvero sono un'esplosione meravigliosa di colori femminili. E concludiamo infine con un elegante e classico batik panna, nel quale vediamo queste fasce di panna che ben si mescolano con il crema, che però vengono messe in risalto allo stesso tempo da queste due tonalità di grigio, che però rimangono comunque sempre molto chiare. Diverse varianti di colore, esattamente, perché Tessiland mirava ad accontentare i gusti un po' di tutti, da quelli più classici rappresentati ad esempio dal bravissimo batik panna oppure nero, a quelli un po' più originali e vivaci rappresentati ad esempio dal bravissimo batik cipria, rosso o blu, per non parlare di quel celeste così delicato che
che sono certa avrete già pensato di utilizzare per delle creazioni, ad esempio per bambini. Esattamente, perché il Bravissimo è un 100% acrilico ma di ottima qualità, destinato anche quindi a creazioni proprio per i più piccoli, dalle copertine all'abbigliamento. Ma parliamo un attimo di questo filato, il Bravissimo, che sia tinta unita o che sia batik. Un filato davvero esclusivo, innanzitutto per il formato. 500 grammi, 1500 metri di creatività. E poi perché è venduto in esclusiva su Tessiland, quindi mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Un filato esclusivo perché con questa sfumatura potrete permettervi di mixare perfettamente il Bravissimo batik al Bravissimo in tinta unita. Ovviamente o per la tonalità o per il numero della partita i colori magari non saranno perfettamente identici, ma sicuramente si avvicineranno tantissimo, quindi potrete davvero sbizzarrirvi e divertirvi con questo mix. Un filato adatto per, lo abbiamo detto prima, copertina abbigliamento per i più piccoli, ma ovviamente anche per gli adulti, oppure anche per borse. È stato utilizzato tantissimo il Bravissimo in tinta unita per realizzare le borse granny. Pensate con queste sfumature quanto potrete divertirvi. E oltretutto un filato, come dicevamo, esclusivo, venduto solo ed esclusivamente su Tessiland. Mi raccomando, correte ad acquistarlo, divertitevi con tutti questi colori e io ovviamente vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre meravigliose idee creative e soprattutto novità. Noi ci vediamo al prossimo articolo, ciao!